miseria, sono arrivato. Non sono arrivato troppo presto. Ho fatto tanti, vabbè, questo è un punto qua. E niente, che posso dire? Sono un rumorista, sono un rumorista, però non guardate giù perché i rumori li faccio per la bocca, non vi preoccupate. Io pensate che sin da piccolo già imitavo rumori, non ho fatto una scuola specifica per fare il rumorista. Io già, diceva mia madre che già nella pancia, quando era incinta di me, facevo questi rumori, facevo le doie, imitavo il rumore delle doie. Ogni tanto uscivo, aiuto! C'è una passeggiata. Mio padre, per sentire i bambini, come fanno tutti i padri, si avvicinava alla pancia e toccava sta pancia. Fammi sentire il bimbo! Io rispondevo. Ogni tanto uscivo con questa manina. Aiuto! Infatti, mia madre, quando si faceva il bidet, io mi prendevo, uscivo fuori e mi rubava la saponetta e mi faceva la doccia. Ma il primo rumore che ho imitato, mi sembrerà strano, è stato quello dell'ape, l'ape car. Mi ricordo quest'ape che aveva mio padre, quando a mia madre si sono rotte le acque. Portavo all'ospedale. E io, mio padre prese quest'ape, e prima l'ape si accendeva con la manovella, non era elettronica come oggi. Ma prima bisognava tirare sta manovella. Purtroppo l'ospedale era in montagna, bisognava fare tutta questa salita. Mia madre dietro, t'aiuta! Dove spinta? Qualche volta pure le discese, le macchine che passavano. Arrivato all'ospedale, al pronto soccorso, sembrava una Formula 1, non si fermava nessuno. Dottore! Alberto Pagliazza! Oh, chi è? Oh! Dobbiamo chiudere! Lo sapevo che dovevano chiudere, lo sapevo. Io... Ha chiuso! Va bene, sala parto. Ti porto, vieni, 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 dottore. Pazzo, come corre sto dottore. Infermiere, portantino. Si ferma nessuno. Aiuto, devo partorire. Un attimo, ti porto all'ospedale. Ma lo fermo io il dottore, lo fermo subito, dottore. Si è fermato. Grazie, dottore, dove sta la sala parto? Lì al terzo piano. Bisogna prendere l'ascensore, il rumore dell'ascensore. Aspetta, il terzo piano. Quando è lento sto ascensore, cioè, se fossimo stati in America è veloce, eh? Uno prende l'ascensore americano, 40° piano. Non è come quello in America. In America, quello italiano è lento, quello in America è velocissimo. 40° piano. Welcome. Sono già arrivato. Invece quello italiano. Signora, lei dove va? Al quinto piano. Buon appetito. Finalmente arriva alla sala parto. Sala parto. Il dottore con l'occhio clinico, signora che c'ha? Mal di stomaco? Aiuto! Ma c'è il bambino! Ah, non si preoccupi, ora ci prepariamo al parto. Guanti! Un altro guanto. Dopo i guanti, noi ci leviamo pure le mani. Bene, signora, questo è un ospedale serio e pulito, non si preoccupi, signora. Possiamo operare. Ecco. Mi raccomando, signora, spinga, se no il bambino non esce. Spinga! Più forte, signora, spinga! Più forte, spinga! Più Dov'è mio figlio? Al quinto piano ha spinto troppo, signora, Ora andiamo a prendere Alberto sto bambino. Cagliazza! Dobbiamo chiudere! Arrivo sempre che chiudono questo. Grazie.
Vabbè, quando si è bambini, i bambini sono belli, i bambini hanno tutto. Diceva mia madre che io piangevo purtroppo anche la notte, piangevo sempre certi pianti. Fammi sta zitto qualche volta. Poi c'è i ruttini, ci sono pure i ruttini che stai lì che. Digerito sto bambino. Ma certe volte anche alle colidine, diceva mia madre che faceva certe colidine. Sì, mia madre diventava un po' rossa perché giustamente è stato il bambino, signore, è stato il bambino. Però qualche volta ne approfittava mia madre, stava lì. Signore, è stato il bambino. È stato il bambino, che puzza sto bambino, mamma mia, che puzza. E sin da piccolo facevo questi rumori, pensate che io avevo appena 3 anni che imitavo i primi rumori, imitavo i giocattoli come fanno tutti i bambini. Ad esempio imitavo la nave che entrava nel porto, eh? Giocavamo con queste barchette di plastica. Questa è la nave che entra nel porto. Tutu, tutu, questa è la mia. Tutu, questa è la mia. Tutu. Arrivavo io. Questa è la mia. Facevo pure le barchette più piccole. Oh, più piccole. Affondata, affondata. Certo, non è come il Titanic, queste navi. Io mi ricordo il film Titanic, tutti che vogliono imitare questa Rose. Ve la ricordate Rose con l'ascella al vento? E lui dietro che l'ha profita, giusto. Ti fidi di me? Sì, mi fido. Oppure imitavo la Ferrari, tutti i bambini con queste macchinine di ferro. Questa è la Ferrari, vrum, vrum, vrum. Questa è la mia, vrum. Questa è la mia, vrum. C'era anche un amico mio un po' strano. Questa è la mia, vrum. Arrivavo io e imitavo la Ferrari che arrivava da Maranello. Facevo, la Ferrari faceva così. Arriva la Ferrari. Tutti i bambini. Vaffanculo, copio. Alberto Cagliazza. Mannaggia questo. Dobbiamo chiudere. E chiudiamo. Sempre tardi. Diciamo che a me piaceva tanto suonare la batteria, sin da piccolo mi piaceva tanto suonare la batteria. Purtroppo ogni volta che mio padre glielo dicevo: papà, papà, che me la compri la batteria? Mio padre: no. Perché? Dai fastidio nel condominio. Allora mi arrangio. Un giorno sono andato al bagno. Al bagno ci andiamo tutti. Io mi ricordo, avevo le abitudini di fare i rumori, pure su tutto quello che facevo, no? Quando aprivo la porta del bagno, imitavo il cigolio della porta che si apriva. Mi chiudevo nel bagno perché ero molto timido. Pure l'allarme ci metteva. Vedevo come ho visto il gabinetto. All'improvviso, con la mia fantasia, ho visto il gabinetto è diventato il seggiolino del batterista, facevo il seggiolino del batterista. Troppo basso, Va bene così? E mi sono messo a suonare la batteria nel bagno così, facendo con la bocca. Padre fuori dal bancio, chiude sto cazzo di radio. Perché oltre alla batteria, io mi mettevo così, stavo seduto sul gabinetto e all'improvviso mi sono inventato pure, anzi mi sono messo a suonare pure il basso. Avevo le mani libere, ho detto, ma mi faccio pure il basso. Facevo il basso. Ho preso un'altra corda. Chiudo sto cacchio di radio.
facevo il finale. Alberto Cagliazza. Porca miseria, questo... Dobbiamo chiudere. Ma porca puttana. Devo dire che sapere fare i rumori per me è stato anche un fatto psicologico, è una valvola di sfogo. Io quando ero un po' triste, al posto di piangere o di sbraitare, imitavo le colonne sonore dei film, no? Facevo ad esempio il film poliziesco. Mori bastardo! E il vicino di casa, poverino, girava sempre i canali del televisore, no? Girava questo canale, ma che cacchio devi per stare sta a te questa? Facevo anche il film western, anche i film di una volta, il film western. Il vento del Grand Canyon. Quella voltoio. Il coyote. C'è anche un coyote un po' strano. E poi il cowboy che chiamava sto cavallo. Fagioli. Chiamava il cavallo. Sta arrivando. Non si è fermato. Lo devo acchiappare il volo, porca miseria. Lo acchiappa il volo. Si è fermato. Alberto Cagliazza. Si era fermata, porca miseria. E dobbiamo chiudere. Vabbè. Ciao, addio, cavallo. Porca miseria. Faccio troppo sti treni. Non mi ricordo, per forza via sto treno. Il treno, infatti io stavo alla stazione, il treno. E in arrivo treno diretto per Roma, allontanarsi dal binario. Sale sul treno, uno cerca il posto, non lo trova mai, ma è sempre occupato sti posti. Occupato pure qua. Il treno riparte. Arriva il tunnel, quando arriva il tunnel il treno cambia rumore, fa un altro rumore che fa così, eh?
il controllore biglietti. 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 Taglia la mano. Ho sbagliato. Alberto Cagliazza, insomma! È venuto prima del controllore questo, mannaggia! Dobbiamo chiudere! La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Ma, mannaggia, che nostalgia qua dentro, mi hanno chiuso. Ma perché? Io poi facevo di tutto per arrivare presto, non lo so, che nostalgia, mi manca tutto, mi manca. Io come faccio? Senza rasoio, ma che posso? Lo faccio io il rasoio, l'unico sistema è farlo, lo faccio io. I capelli, mi sono fatto. Ma poi manca tutto, la nostalgia, poi oggi c'è pure la festa del paese, mannaggia. Ci sta la banda del paese, tutte che la banda del paese. E i fuochi artificiali, pure i fuochi, che belli i fuochi. Poi il fuoco con le stelline. Le stelline, ma mi manca tutto, mi manca pure la radio, senza radio come faccio? Poi mi devo la faccio io, mi tocca fare la radio, quel canale che giro. Mister Lobo 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 Lobo. Ma questa pure la sosta, questa la sosta. Io volevo una canzone nuova, non ci riesco. Questa è la sosta canzone. Oppure che posso fare? Prince. Quello Prince sta a gabinetto, Prince, che le canzoni le fa al gabinetto. Io ho sempre pensato che potevo fare le canzoni. E stavo pure al gabinetto. Ma come faccio? Mi manca la musica, mi manca tutto, mi manca, vabbè, ma che pazienza. Ma fatemi uscire! Fatemi uscire! La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Mamma mia, ma che cattiveria, perché tenermi qua dentro? Mi sembra una stupidata farmi stare qua dentro, chiuso, perché faccio tardi. Poi mi tengono qua dentro perché dice così almeno facciamo subito a prenderlo. Mannaggia, ma io... A me mi manca sta benedetta radio. Mi manca sempre la radio, che il nastro, pure il nastro che torna indietro mi manca. E perché... Mi manca tutto. Mi manca la musica bella da discoteca, che quando andavo in discoteca... Have a mother tree, and I'm a number eight. We will leave you like you. Fatemi uscire, mannaggia, ma che ne sanno allora? Perché io quando ero ragazzo facevo pure i giradischi. A me, quando si rompeva il giradischi, mi chiamavano a imitare la puntina addirittura. Io mi davo, oh, faccio il disco. Facevo pure la puntina del giradischi quando si metteva sul disco. Facevo, metti il disco. Vola, colomba bianca, vola, pensa di tu, la rilla la, vola, colomba, ancora più. Io facevo i rap in tutte le lingue, nessuno le faceva i rap in tutte le lingue, il rap americano. Everybody dance da. Don't
rap russo. Rap giapponese. Porca miseria. Ma fatemi uscire, fatemi uscire. Mannaggia. Fatemi uscire. Oh, ma guarda questo. Ma fa tardi, fa tardi. Devo mettere qua dentro, non lo so. La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Porca miseria. Non ho fatto niente di male. Ma guarda che io, se mi fanno uscire, io per fare presto addirittura mi faccio accompagnare dalle frecce tricolori. Tu immagini, arrivano le frecce tricolori. Alle frecce tricolori! Ma perché qua in questo paese non c'è la metropolitana, allora io sono abituato a venire con la metropolitana, e la metropolitana, perché la metropolitana non c'ha l'eco come il treno normale che fa, la metro fa così, ma non c'ha l'eco, capito? Arriva, piena la metropolitana, piena di gente, le vecchiette. Dammi il posto, bastardo! Poi si chiudono le porte, e la vecchietta rimane col piede di fuori. Aiuto! Aiuto! Sono rimasto col piede di fuori! Qualcuno mi aiuti! Signora! È un gentiluomo, ci penso io! E poi c'è pure il nuovo. Va bene, per arrivare più presto prendo l'Eurostar. L'Eurostar sono veloci, Tu prendi l'Eurostar, che se tu stai fermo in una stazione ferroviaria, passa l'Eurostar, ti deve allontanare, perché quello va veloce. 30 km. Si avvicina, un altro 10. Sta arrivando l'Eurostar. Allontanarsi dal primo binario, treno in transito, è pericoloso. Il treno merci. La mucca pazza. Vabbè, pazienza. Oh, fatemi uscire. Mannaggia. Fatemi uscire. La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Mannaggia, ma... fatemi uscire! Oh, ma dico io, ma... Che vi ho fatto di male? Sono arrivata tardi? Oh. Ma questo diciamo, io sono abituato ad andare in discoteca a un certo orario, e mi fate stare dentro questa stanza e non mi fate uscire mai, porca miseria. Ero abituato ad andare in discoteca, sabato sera andavo in discoteca, e beh, certo, non è come le discoteche di una volta, perché mia madre quando andava in discoteca andava a ballare il liscio, e mio padre mi dava a ballare a mia madre, vuoi ballare? E mia madre, sì, si abbracciava a mia madre, si metteva un po' distante con la parte inferiore, no? Poi prendeva confidenza. Che è successo il portafoglio? Sugli interessi. Invece oggi c'è la musica moderna, la techno. Tu vai in discoteca e senti questa musica. Tutto che ballano. Dai l'occhio, scusa. Scusa. Ho sbagliato, scusa. Tutto che fanno ste cose. E poi ci sono quelli che quando ballano, e devo dire la verità, ne approfittano,
che magari non si sono che si sono mangiate una fagiolata e ne approfittano che vanno a sfagiolare, no? E tu vedi quelli che ballano così. Ne approfittano, tutti sentono la puzza, però va capo chi è difficile, no? Poi devo dire che qualcuno invece, poverino, qualcuno purtroppo capita che il DJ firma il disco, lui continua imperterrito a fare queste cose. Questo è il dito del DJ che firma il disco. E sono stato io. Fatemi uscire. Oh, ma guarda questi, oh. Mannaggia. Sei aperta? La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Mannaggia, fatemi uscire! Porca miseria, questi che butto giù la porta qualche volta. Questo fatto di sto ritardo, mi è toccato arrivare, mi mettono qua dentro, non ho capito. Mannaggia la miseria, io ho la mia 500, a me mi manca la 500 mia, il 500 mio, che andavo in giro, quante volte ho preso la 500 che prendevo la... Dico, c'ho pure l'allarme, ma io dico quella vecchia, quella che... Entravo, accendevo con la levetta giù, vi ricordate con questa levetta? Perché già così, già da fermo, la mia 500, già mi segna 40 all'ora, sta fermo già... Poi a me è modificata. All'improvviso, purtroppo, quando arriva un temporale, come piove? Tergicristallo. Come piove? Come piove forte? Ma vola del Tagikistan! Speriamo che qualcuno mi dà un passaggio! Non mi dà mai un passaggio nessuno! Oh, si è fermato questo! Signore, che mi dà un passaggio? E nella macchina c'è quello lì. Vuole un passaggio? No, vado a casa, vado a piedi. Questa è difficile, questa cosa. Vabbè, pazienza, pazienza. Mi dovete far uscita qua, mannaggia. Sfondo la porta, porca miseria. La sfondo, sta porta, che non mi fanno uscire. Aiuto, aiuto! La produzione, visti i continui ritardi dell'artista Alberto Cagliazza, ha ritenuto opportuno trattenerlo a forza, di sua spontanea volontà. Aprite, porca miseria! Oh, mamma. Non vado a bagno da 10 puntate! Porca... Oh, e finalmente! Ma dico io, ma mi manca poco. Io mi facevo pure il caffettino, mo, mi facevo il bel caffè, una bella moca. La mia lavatrice. Facevo tutte queste cose. Poi io ho il sassofono, ragazzi. Senza sassofono non ci riesco a stare. Capito? Io ho il sassofono che faccio io, la pantera rosa. La bandiera rosa, e c'avevo tutto questo. Oh, c'era una signora di sopra. Oh, state fermo con questa cosa, ma guarda un poco questo, mi dovete aprire.
Aprite per cortesia, ecco prima la prima, la prossima volta. Aprite! Mi giuro che vengo subito. Aprite, aprite! Perché non la volete aprire? Non si sa perché. Perché volete vedere qua dentro forzato che... Sono 10 giorni che non vado al bagno, mannaggia questi. Perché? Perché? Aiuto! 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 Avvoltoio! Avvoltoio! Oh, sta a casa. Facevo pure il microonde, cioè io. Aperto il frigo, è finito. Aiuto! Sembrava che aveva visto la mano, aiuto! Aiuto!